Quest'anno facciamo 20 anni di festa dei popoli qui a Verona. Sarebbe già sufficiente dire che il numero di persone che partecipano alla festa dei popoli è andato sempre più crescendo dalla prima all'ultima edizione e adesso parliamo di circa 10.000 persone come partecipanti. Ah, in portoghese o in italiano? Prima in italiano e poi in portoghese. Parli in italiano, io parlo in portoghese. Va bene. Festa dei popoli, il cammino continua. Festa dei popoli e il cammino di continua. Il fenomeno immigrazione stava crescendo. E veniva, gli stranieri venivano colti quasi esclusivamente come problema. E allora abbiamo detto, perché non cogliere lo straniero anche come risorsa? Perché non incontrare la loro cultura, la loro religione, incontrarli come fratelli? And when this world cannot find peace, and when a man is still alone, there will be another chance. If each one of us will... You all have enough prizes? La festa dei popoli è nata proprio con questo desiderio di far sì che gli immigrati si sentano un pochino a casa propria, ma anche come forma di provocazione, di educazione della stessa società veronese, perché si senta coinvolta a dire a questi nuovi cittadini diamo un po' di accoglienza. Quando non ci si incontra ci si teme, quando ci si incontra ci comincia a creare anche qualche simpatia, qualche interesse, qualche curiosità, e si comincia a entrare in dialogo e questo facilita anche la vita sociale di ogni giorno. Da quanti anni venite alla festa dei popoli? Sarà il terzo anno questo, se non sbaglio. E il secondo anno ho cantato, invece gli altri anni ho solo partecipato. Il mondo sta aprendo gli occhi e speriamo anche il cuore a un'accoglienza che prima d'ora è sempre stata fatta in maniera anche parziale, ma per tanti aspetti è sempre anche stata temuta. Il fenomeno migratorio comunque è un fatto che è sotto gli occhi di tutti. Si colora anche di un'accentuazione molto particolare, il fatto che in casa nostra stanno approdando centinaia o migliaia di immigrati che per condizioni di profondo disagio stanno approdando anche la nostra terra, con tutto il contorno di problematiche che tutti sappiamo possono anche per tanti aspetti suscitare perplessità, forse paure, timori. È fuori dubbio che va gestito in maniera saggia, sapiente e lungimirante. È per questo che penso anche la Festa dei Popoli si propone non solo di porsi all'interno della città come un punto di interrogativo o forse anche una spina nella carne per le istituzioni per dire beh, lo vedete anche voi, noi in questo momento li abbiamo in casa, non possiamo dimenticarci che ci sono. Sono dei fratelli che in condizioni disperate sono approdati qui. Allora, cosa facciamo? Ci preoccupiamo solo di sistemarli in qualche maniera dignitosa il più possibile o ci interroghiamo anche su quello che venendo qui da noi possono offrirci? Ok,
En la fiesta del pueblo, los caminos continúan adelante. Y nos veremos aquí. Hasta luego. Gardez ma vie, oui, gardez mon cœur. Dans la souffrance, dans ma douleur. Je cherche la paix, je cherche l'espoir. Et la lumière qui donne la vie. La sfida è nell'educare. Educarci ed educare alla comprensione dei valori e orientarci tutti sia nell'aspetto scolastico, sociale, politico, religioso, orientarci a far crescere una società multietnica, multireligiosa, ma sempre nell'ordine della pace e della fraternità. La sfida è proprio questa, educare a una vita buona. Io vedo che adesso in questo mondo si vuole l'unione per andare avanti. Divisi non si fa niente. Vengo de Santo Domingo. Me gusta la fiesta del pueblo porque uno representa su país, o sea, la cultura, la música, todo de su país. Y la gente le gusta, ¿sabes? El clima, la fiesta del pueblo, un entretenimiento, una manera de uno esfoguearse, como se dice en italiano. Sí, relajarse. Nessuno straniero. Nella mia città nessuno straniero. È arrivata l'ora di cambiare. È arrivata l'ora decidere per un mondo di fraternità, apri il cuore all'umanità. Abbiamo preparato pollo fritto con la salsa piccante, poi ho fatto spaghetti di soia e risotto con i gamberi in bottino thailandese. Io faccio il giro delle baccarelle, li mangio tutte le cose che ci sono. La festa dei popoli è un'opportunità per la convivenza armoniosa tra i popoli che sono qua a Verona e anche nello spirito ecumenico. È un incontro di tutte le religioni, tutte le culture. È questo che fa crescere la comunità universale oggi. Molte lingue, molte culture, ma tutte che si incontrano nell'unico spirito. Che la cittadinanza non è data soltanto dall'essere nati qua, ma è la cittadinanza che nasce dal condividere la vita quotidiana nella scuola, nel mondo del lavoro, le relazioni familiari, le relazioni di vicinato. Insieme si cresce. Io sono convinto che insieme si può fare molto e ognuno per la sua parte, senza strafare, ma soprattutto mettendo quel piccolo tassello che compone il grande puzzle dell'accoglienza fraterna a 360 gradi. È proprio una festa dei popoli, nel senso che tutte le persone sono qui a fare una festa di un popolo. Siamo tutti un popolo solo, non popoli. Ma è un momento di aggregazione, un momento importante dove tutti i popoli
entrano in contatto, insomma, cercano di conoscersi, un momento direi di grande comunicazione. Da quanti anni viene la festa dei popoli? Saranno 12 anni più o meno. Mi sono sentita a casa, perché dipende anche di ogni persona, no? Come sei, come stare insieme con gli altri. Per te è tutto nuovo, c'è sì la parte burocratica, ma dopo che sei qua cerchi di stare insieme, di conoscere le persone. È questione di scelte e credo che in questo senso tutti siamo chiamati a riflettere e a vedere quanto oggi sia importante operare in una determinata direzione. Però non so se vuole valutare anche... Cosa? No, adesso non puoi più votare, devi andare a vedere il sindaco. Siamo nati sì, senza tanti, un po' in sordina, però fin dalla prima celebrazione della festa dei popoli ci siamo accorti che la festa era giusta e veniva accolta. Gli stranieri hanno visto un segno anche in questo e sono venuti. La prima volta eravamo un numero sui 500 e basta. E abbiamo piantato, era un giorno anche semi pioggia, ogni tanto pioveva, non bellissimo. Abbiamo piantato l'albero della festa dei popoli, sono andato a vedere che c'è là ancora, che è diventato grande, e da lì è iniziata. L'anno dopo più delle 4 volte di persone e avanti. La missione della Chiesa di Verona, che si trova questa nuova presenza di immigrati, è proprio questa, di far sì che impariamo da questa situazione a vivere in maniera più profonda la fraternità universale e la comunione con tutti gli uomini. Festa dei popoli, il cammino continua. Fiesta de los pueblos y el camino continua. La festa dei popoli e il cammino continua. Festa dei popoli e il cammino continua. We move ahead. We go ahead. Hafta zemi tak zak zeldeba. Dalszej wędrówki ma, to znowu nie ma takiego przetłumaczenia faktycznego jak festa popolo, camino continua.